Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di San Andrea. Oggi vi spiegherò come fare un pop-it con i Lego e una molla di una penna che magari non usate più, che non vi funziona. Vabbè, una molla semplicissima. Per farlo vi servirà una base del colore che volete, uno sottile del colore che volete, due blocchi del colore che volete. Io in questo caso li ho presi rossi. E poi vi serviranno due file di questi da due, con i blocchi che volete sempre. Così. E la stessa cosa però con questi qui che sono da quattro. Io andrò a fare la decorazione di un sole, quindi se volete farle anche voi la decorazione del sole vi servirà un quadrato giallo e un arancione. E per quattro volte, quindi sono 16 in tutto. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi altri video, lasciate like per sostenere il canale, vi ringrazio per i 94 iscritti e ora iniziamo. Incominciamo prendendo la nostra base, che deve essere 4x4, e incominciamo a prendere i pezzi più grossi e andiamo a metterli ai lati. Schiacciamo bene, così devono venire, e facciamo la stessa cosa però con gli altri. Se faccio molta fatica perché sto registrando con una mano e con una mano sto facendo i pop-it, quindi vi dovrà venire così, e poi con l'altro vi dovrà venire un cubo con un buco in mezzo. Ok, vi dovrà uscire così. Schiacciate sempre bene. E poi bisognerà andare a prendere un cubo. Questo qui, il cubetto. E andarlo a mettere capovolto dentro. Così. E poi, infine, prendere l'altro blocco, girarlo, metterci dentro la molla. Così. Andare a metterlo dentro fino a che non ci entra. Ecco com'è normale. Io ora ci vado ad aggiungere questo qui giallo, perché io voglio fare un sole. Voi potete anche non metterlo, va già bene così. Ed ecco com'è venuto. Questo qui è il pop-it originale, sempre senza decorazioni. Ma ora andiamo a vedere come decorarlo. Allora, io, visto che farò la decorazione del sole, ho preso questi blocchetti e incomincio a fare i raggi. Andrò a fare i raggi così, alternati. Alternati, proprio così. Aspettate un attimo. Vi dovrebbe uscire così e sarebbe già un sole. Poi io vado a mettere ai lati invece delle lucine arancioni. Ovviamente decorarlo non è obbligatorio, ma se volete renderlo un po' originale si può anche decorare, se no non è obbligatorio. Ok, ci metto tutte le lucine. Ecco come dovrebbe venire alla fine. Così dovrebbe venire. Vedi, inquadro meglio. Proviamo a sentirlo. Non so se si è sentito. Comunque, se vi siete persi il video su come andare a creare un tieni telefono con i Lego, andatela a vedere perché è bellissimo. Lo potete decorare come volete. Io proprio l'ho decorato così. Infatti col telefono sopra è perfetto. Ed ecco come è venuto il risultato finale. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, iscrivetevi al canale,
per non perdervi altri video e attivate la campanella e lasciate like per sostenere il canale. Vi ringrazio ancora per i 94 iscritti, non vedo l'ora di arrivare ai 100 iscritti. Se volete altri tutorial con i Lego fatemelo sapere con un like e io vi porterò altri video del genere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!